Buongiorno ragazzi, buon sabato, c'è un bellissimo caldo, un bel caldo agostino, finalmente è arrivato agosto, ci possiamo rilassare un po', beh, c'è un po' di lavoro da fare, non è che si può mollare subito il colpo e andare in vacanza, naturalmente siamo qui per gestire un po' le nostre ultime cose. E io ne ho un po' da fare, non sono cose leggere, per cui ci sarà ancora qualche giorno di lavoro pesante e poi finalmente la tregua. Ma non perdiamo tempo e facciamoci la nostra skincare importante. Oggi non voglio usare la spugnetta, voglio semplicemente passare sul viso il mio detergente, come farei normalmente lavandomi il viso. Ma questo perché? Perché ultimamente sto utilizzando spesso la spugna e voglio dare un po' di tregua anche alla pelle, naturalmente, perché risulta poi stressata. Allora, ho bagnato leggermente il viso già prima. Mi posso lavare. Posso detergere bene il viso, soprattutto qua in queste zone dove il sebo si fa strada, posso insistere leggermente con le unghie, ma pochissimo, poco. Non strappatevi la pelle. In ultimo le sopracciglia. Ok. Posso passare al risciacquo. Eccomi qua, ragazzi. Anche senza spugnetta si fa un ottimo lavoro, Soprattutto se l'abbiamo usata in precedenza, vedete che la pelle comunque risulta sempre luminosa e pulita. È importantissima la skincare per andare a rimuovere residui di sebo, comunque il sebo che si deposita, e quindi si va a pulire in profondità la pelle senza andarla a stressare, perché per esempio il sapone, quello, il semplice sapone per con cui ci si lava le mani, per esempio, non va bene perché non rispetta il pH della pelle, è comunque troppo aggressivo e in ogni caso va a sporcare anche i pori. Invece il detergente è fatto apposta per entrare nei pori, pulire ed uscire. Invece il sapone è piuttosto schiumogeno, ma è una schiuma che tende a rimanere dove si trova. Quindi pensate che fate fatica a toglierlo dalle mani e figuratevi quando si trova all'interno del poro come fa, poi si secca e non fa benissimo, quindi meglio utilizzare un detergente apposito per il viso. Allora, fatto questo, io andrei a utilizzare un po' di siero al retinolo, siero al retinolo.
Ok. Fantastico. Poi anche utilizzare questi prodotti così per la pelle come non si è mai fatto e quindi ti lascia una bellissima sensazione, sia di pulito sia di pelle rimpolpata. Siero al retinolo, quindi. Senza premere troppo, perché sennò si spaccano le molecole, del siero. Ok, anche questo è fatto. Vediamo se l'acqua bellissimo. Questo rinfresco con l'acqua termale, ragazzi. Qui possiamo aspettare che i sali minerali entrino nella pelle oppure diamo un invito, sempre picchiettando in modo da spingere nei pori l'acqua termale ricca di elementi salini, comunque ha dei minerali. Lo sentite perché se vi va sulla lingua sentite chiaramente che è salina. Ed è ha uno spettro salino piuttosto ampio, eh? Quindi ce ne sono di minerali all'interno dell'acqua termale. Non è un'acqua semplice. Quindi per la pelle questo trattamento è fantastico, eh? Bene. Io direi che posso essere veramente contento di questa skincare. Non ho utilizzato la spugna questa volta. Poche volte non l'ho utilizzata durante il sabato, però devo dire che quando la pelle è già abbastanza comunque pulita e sotto il profilo della luce del sole, che comunque un po' va a indebolire la pelle perché comunque i raggi UVA, eccetera, eccetera, penetrano all'interno della pelle, dello strato, anche nelle profondità. E quindi un po' la va ad affaticare la pelle. Andare magari su una pelle anche lievemente abbronzata come la mia e gestire con la spugnetta, si preferisco magari aspettare qualche giorno, non che abbia preso questo gran sole, però il già andare in bicicletta così all'aria aperta e con gli agenti atmosferici, il sole, soprattutto come il vento, ma il vento non ce n'è adesso, è tutto fermo. Però ho preferito lasciare un po' di spazio. Diamo un attimo invece un piccolo spazio al lavaggio degli occhiali, perché questo sì che è importante, il lavaggio degli occhiali, perché comunque è a contatto con l'occhio, molto vicino agli occhi, è importante dare un bel lavaggio alle lenti con acqua mai calda. E voilà,
Direi che il massimo rispetto lo abbiamo dato per il nostro viso anche con il lavaggio delle sopracciglia. Adesso mi asciugo gli occhiali, non sparisco dalla visuale, li asciugo tra qualche secondo. Ragazzi, io vi saluto, non mi resta che augurarvi un buon sabato. Noi comunque ci vedremo domani per la sessione di confinatura, e poi anche mercoledì ci sarà un'altra puntata delle nostre sui vari ragionamenti che facciamo sul mondo che ci circonda, sempre molto importante. Vedete la pelle come sta assorbendo tutti gli elementi, tanto che è già praticamente asciutta, eh? E questo è un buon segno perché vuol dire che la pelle aveva bisogno di questo trattamento, eh? È proprio lei che richiama questi elementi. Quindi prendetevi cura della vostra pelle, fatelo più che mai adesso che c'è il sole, quindi c'è proprio una ricostruzione, molto più abbondante, molto più forte della pelle e al ricambio delle cellule morte. Vi mando un abbraccio, ciao da Mauro, vi auguro buon sabato, ciao da Mauro dal canale YouTube Mauro di Lernia, e a presto ragazzi, un abbraccio a tutti, grazie per la compagnia.